Buongiorno amici, benvenuti a un unboxing e un tutorial oggi. Perché? Perché ho comprato questa valigetta sempre su Amazon, link in descrizione se vi interessa, a poco più di 20 euro, anzi forse meno perché lo sconto. E cosa c'è? C'è questa cosa qua che adesso vi spiego. Con questo è un cavo di rete. Che cos'è un cavo di rete? Un cavo Ethernet, un cavo RJ45, come volete chiamarlo. È il cavo famoso che dal nostro modem parte con il plug che inseriamo, che in questo momento non c'è, lo inseriamo dietro al modem e andiamo ad attaccarlo ai vari device, soprattutto al computer. Quindi serve per la connessione di internet, ok? Anche se c'è wifi, col cavo è sempre più veloce. Quindi diciamo un PC fisso, se abbiamo la possibilità di tirare un cavo si può comprare tranquillamente, un cavo come potete vedere di rete proprio, ok? Si chiama proprio così, cavo di rete. Ha 8 fili dentro, adesso poi li vediamo. Possiamo tirarlo dal modem al computer, perché alle volte i cavi standard magari sono di un tot metri, non bastano, perciò come ho fatto io qua dal terzo piano, me ne sono tirato giù uno fino sotto dove c'è il TV e ho messo un altro modem per fare la ripetizione del segnale, e in più va a collegarmi la Smart TV, perché comunque va più veloce, c'è niente da fare. Ho comprato questo kit. Che cos'è questo kit? Questo kit qua è abbastanza completo, abbiamo una scatola con i plug, adesso vi farò vedere cosa sono i plug. Abbiamo i vari, come potete vedere, tipo pinze da spellare i fili, un cacciavite a taglio e un cacciavite a croce, ok? E abbiamo un tester, che poi vi spiego anche questo cosa serve, e la pinza per crimpare il cavo. Allora, adesso vi faccio vedere. Quindi una volta passato il cavo abbiamo una punta da una parte e una punta dall'altra. Questa pinza va bene anche per i plug non solo a 8 poli come questo, ma a 6 poli e a 4. Quelli 4 sono quelli, diciamo, classici del telefono, quelli più piccoli. Allora, questa pinza, come potete vedere, quindi ha 8, poi abbiamo il 6 poli e il 4 poli, ok? Allora, abbiamo un pezzo dove proprio taglia il cavo, vedete? Fa così, e come potete taglia. Poi abbiamo un segno qua, rotondo, dove noi infiliamo il cavo, questa lunghezza, giriamo e il cavo viene, come potete vedere, spelato, ok? Adesso poi mi metto bene sulla scrivania e vediamo bene come si collega, perché anche qua ha un modo di collegamento tutto suo. Questo è il famoso plug che vi dicevo. Una volta messi in ordine i fili, che vi spiegherò dopo, li possiamo infilare e con la pinza schiacciamo e verrà fuori il plug classico che noi usiamo, come vedete, con la mollettina, tacca e stacca, ok? Perfetto, allora ci spostiamo sulla scrivania e vediamo com'è fare il famoso plug. Ci siamo trasferiti sulla scrivania, come potete vedere questo è il kit che fornisce questa valigetta, ce ne sono anche a molti meno, c'è anche solo la pinza, quindi se uno vuole spendere anche poco, la pinza la trova veramente al di sotto dei 10 euro, ok? Questa è un po' completa perché anche il test per controllare effettivamente se è poi tutto a posto. Allora, come si fa un cavo di rete? Allora, prendiamo la pinza, che è quella che usiamo di più, un plug che l'ho già preso, e prendiamo poi il test. Il resto per il momento lo posiamo. Quindi, come potete vedere, abbiamo la pinza, come vi dicevo, con il buco che vedete qua, quindi lo facciamo così, ruotiamo in questo modo e come potete vedere si spela, ok? C'è una sequenza per i fili che adesso ve li faccio vedere. Quindi un cavo classico, quello che dobbiamo collegare dal modem al computer, va messo in un determinato modo sia da una parte che dall'altra. Allora, il modo corretto è bianco e arancio, come potete vedere. Poi abbiamo l'arancio, quindi li mettiamo in ordine: bianco, arancio, arancio, ok. Poi abbiamo il bianco e verde, il blu, il bianco blu, il verde, il bianco marrone
il marrone. Allora, questi sono, dovrebbe, questo è l'ordine, quindi per facilitare li stendiamo prima tutti bene, ok, la lunghezza più o meno questa, poi possiamo anche tagliarli dopo, quindi bianco, arancio, arancio, poi abbiamo bianco, verde, blu, bianco, blu, ok, quindi so che un po' si tribola un po', però bisogna fare in questo modo così. Poi abbiamo il verde, il bianco, marrone e marrone. Ecco, come potete vedere, questo è l'ordine. Dopodiché tagliamo la punta per farle lunghe uguali. Ok, prendiamo il nostro plug. Quindi dalla parte non della linguetta, ma dalla parte opposta, quindi la linguetta sta di sotto, dalla parte sinistra il primo è il bianco arancio e li infiliamo in questo modo, così. Ok? Come potete vedere, hanno proprio all'interno hanno una sede, quindi basterà spingerli e andranno a toccare fino al fondo. Poi continuiamo bene, bianco arancio arancio, bianco verde, blu, verde, bianco marrone marrone. Una volta che abbiamo poi, diciamo, effettivamente visto che i cavi li abbiamo messi giusti, prendiamo la pinza non da questo lato ma dal lato opposto, vedete dove c'è scritto 8P, e la infiliamo bene fino al fondo, deve andare a toccare questa battuta qua, ok, vedete, proprio contro. Basta, come vedete, schiacciare e come vedete ha i dentini che praticamente li fa andare dentro il cavo. Per toglierlo schiacciamo la linguetta e lo tiriamo fuori. Ed ecco che il cavo, ok, è fatto. Adesso non sto a fare anche l'altro, ma voglio farvi vedere che una volta fatto il cavo, questo è uno di quelli comprati. Vedete, sarà fatto in questo modo. Ovviamente questi sono più belli, ma sarà fatto simile. L'importante è il funzionamento è lo stesso. Ok, vedete che ha la linguetta da una parte e dall'altra. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro test, questo si sgancia, ok, così andiamo da una parte del cavo e lo mettiamo da questo lato. Scusate, non di questo, ma questo perché sono due, uno è più piccolo e uno più grande, quindi quello da 8, e anche qua mettiamo quello da 8, ok, così accendiamo e se noi abbiamo fatto giusto ci darà la sequenza giusta, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8. In questo caso vi dà anche il G, che sarebbe praticamente la schermatura, che sarebbe quella metallica che in quel cavo che compriamo non c'è, almeno non in tutti, ok, quindi non preoccupatevi, vi darà solo dall'1 all'8. Una volta che abbiamo spellato il cavo, messo il connettore, abbiamo il plug nel modem e il plug nel computer, giusto? Ok, o nel device che volete collegare. Quindi verificato che funziona tutto con il nostro test che vi ho fatto vedere, cosa succede? Se noi abbiamo più utenze, quindi mettiamo che dal modem andiamo con un cavo lontano 5, 6, 7, 8, 10 metri. Lì abbiamo tre apparecchiature da attaccare, come facciamo? Portiamo tre cavi. Allora, col cavo che noi abbiamo praticamente collegato, ok, e crimpato, lo colleghiamo a questo. Questo non è tanto che uno switch, anche questo lo trovate in descrizione. Uno switch dove con il nostro cavo che arriva al segnale lo mettiamo in una di queste porte, è indifferente quale. Cosa fa? Mettendolo dentro le nostre porte, lui darà alle altre porte lo stesso segnale del modem, quindi ripeterà il segnale. Perciò ogni porta che noi collegheremo avrà il segnale di internet dei dati, ok? Quindi questo qua in totale ne ha 5, uno è quello che attacchiamo ad esempio al modem, quindi possiamo attaccare quattro apparecchi, perciò per dire lo Smart TV, per dire io ho collegato SkyQ e nell'altro si è staccato il computer fisso, ok? D'accordo? Adesso poi vi faccio vedere come funziona. Una volta che gli diamo l'alimentazione, come vedete, lo segnala qua, ok? E ovviamente è fornito con il suo alimentatore.
Come vi dicevo prima, basterà collegare allora il cavo che arriva da internet, quindi dal modem, e le altre due utenze. Quindi vedete che funziona perché si accendono e si illuminano i LED, ok? Quindi vuol dire che in questo momento lui sta trasmettendo, come vedete, vanno a intermittenza. D'accordo? Spero che il video sia servito a qualcuno. Ciao ciao dal calendario.